vediamo il quarto set da una partita eccezionale. Sì, abbiamo giocato bene. E, tra l'altro, chiaramente i lupi con noi sono sempre agguerritissimi, perché giustamente è 2 anni che ci lottiamo il primo posto in regione e hanno ragione di essere agguerriti. Stavolta l'abbiamo spuntata noi, anche nell'andata dell'Under 20 avevamo vinto 3-0. Stasera è stata una bella partita, sono stati bravi, hanno difeso tanto. Bella squadra, bravissimi. Il quarto set ci siamo spenti, siamo partiti 7-0, 12-3, qualcosa del genere, non mi ricordo. Vabbè, ci sta, è un po' di rilassamento. Se Dio vuole abbiamo vinto un tie break, questo è il primo tie break che vinciamo, dovrebbe essere il sesto tie break, l'abbiamo persi tutti, per cui questo abbiamo vinto se Dio vuole. È un valore doppio, perché poi era quasi un confronto diretto in tema salvezza. No, purtroppo no, perché i Lupi sono una squadra, diciamo, che si è iscritta come giovanile, per cui loro non retrocedono. Cioè contano come punto, contano come vittoria o come... Sono fuori recessione. Vabbè. Non retrocedono, insomma, praticamente. Quindi per voi comunque era importante che noi 2 punti, siamo a 25. Direi che cioè, a meno che non ci siano cose particolarissime, siamo salvi, insomma, a questo punto. Poi c'è lo scontro diretto, noi li giochiamo alla fine, perché le squadre, diciamo, quelle che ci stanno sotto in classifica le troviamo nelle ultime partite. Per cui insomma dovrebbe essere direi molto avanti, anche se hai avuto coraggio nel tie break a fare quei 2 cambi. Sì, ho fatto il doppio cambio, ho messo Orefice in regia dalla seconda linea, chiaramente ho alzato un pochino il muro e avevo 3 opzioni di attacco in prima linea. Sì, lì abbiamo fatto la differenza. Poi purtroppo quando è stato il momento che ho rifatto il doppio cambio per mettere il palleggiatore dietro, invece si è avuto paura di vincere, ci sta, in questo gioco è abbastanza normale. L'importante è come dire... Sì, l'importante è il risultato, avanti tutta. Grazie Daniele. Buonasera, grazie a tutti.